Ciao, bentornato in questa miniserie di 4 video su come superare un esame di statistica e in questo secondo episodio ti vado a parlare delle lezioni in classe. Una delle grandi difficoltà della statistica è che noi professori la complichiamo. Se uno studente non la capisce, è molto probabile che la colpa sia di chi gliela sta insegnando. Un buon docente non è solo colui che sa, ma è colui che sa trasmettere. Detto questo, se ti capita un prof incapace, che si limita a leggere le slide, che usa paroloni incomprensibili, che ha un atteggiamento saccente di superiorità, mettiti il cuore in pace perché non ci puoi fare nulla. Purtroppo l'università italiana è piena di questi soggetti, ma qualcosa di buono puoi sempre ricavare. Se invece ti capita una persona competente e a modo, allora le lezioni potrebbero essere la tua arma vincente. Andare a lezione però non è sinonimo di seguire una lezione. Potresti esserci fisicamente ma non essere in grado di sfruttare il tempo nel modo migliore. E non mi riferisco al cazzeggio, quello è una cosa a parte. Approccio sbagliato numero 1. Vado a lezione, scrivo tutto quello che dice il prof, poi a casa lo rileggo e cerco di capire. Questo è il peggior approccio che tu possa avere. La statistica, come la matematica o tutte le altre materie scientifiche, va capita più che letta, studiata, scritta o ripassata. La lezione non è fatta solo per prendere appunti. Al giorno d'oggi il materiale didattico a disposizione di uno studente è infinito grazie all'online. Gli appunti devono essere presi con criterio, sintesi, schemi e devono essere processati mentre si prendono in classe per poter capire ciò che si sta scrivendo. Consiglio: concentrati sul significato delle cose che studi, poi per i calcoli e l'approfondimento delle formule ci sarà tempo e modo. Approccio sbagliato numero 2. Non vado a lezione, tanto cosa me ne frega, non ci capisco niente e perdo tempo e basta. Sebbene lo possa capire questa situazione, le lezioni dovrebbero anche essere un modo per confrontarsi. Se non hai capito, chiedi al prof, non avere vergogna. Ormai sei un po' cresciutello per avere timore di alzare la mano. Se all'inizio del corso non ingrani, vai subito al ricevimento e chiedi supporto, magari con le giuste indicazioni, puoi rimetterti in sesto e rendere produttive le ore delle lezioni. Consiglio: ancor prima di iniziare il corso, chiedi se servono dei prerequisiti e cerca di studiarli per conto tuo. Così facendo arriverai già allenato e saprai muoverti un po' meglio. Approccio sbagliato numero 3. Vado sempre a lezione, prendo appunti in modo discreto, però rimango sulle mie senza chiedere nulla. A casa svolgerò gli esercizi così come li ha spiegati il prof. Questo è il caso di chi fa il compitino. Non mi sento di dire che sia sbagliato totalmente, ma forse all'università c'è bisogno di fare qualcosa in più. Posto che 5 più 5 fa sempre 10, è anche vero che si può arrivare alla stessa soluzione da un altro punto di vista, per esempio facendo 5 per 2. Con questo voglio dire che da una parte ci sono le scorciatoie che ti fanno risparmiare tempo e fatica. Dall'altra, approfondire un discorso statistico aiuta il cervello a pensare al perché delle cose e renderà facile lo svolgimento di un esercizio più di quanto tu possa immaginare. Consiglio: quando ascolti una spiegazione, chiediti sempre il perché si fa quella cosa. Se non sai rispondere, alza la mano. Ma quindi devo andare a lezione sempre e comunque, anche se non ci capisco una mazza? Chiaro che no, però devi prepararti in modo adeguato ad un corso di statistica. Se devi imparare 1000 formule ma non sai fare le tabelline, è normale che qualcosa ti risulterà difficile. Più sarai organizzato e consapevole di ciò che ti aspetta e più riuscirai a capire gli argomenti. Puoi anche scegliere di non seguire le lezioni, ma sappi che questo duro sforzo, se fatto con criterio, coscienza e dedizione, è il miglior modo per studiare una materia scientifica. Voglio ricordarti che sul mio sito trovi 4 videocorsi utili per il superamento di qualsiasi esame di statistica. Con questo non voglio assolutamente spingerti verso l'acquisto di questi meravigliosi videocorsi, no. A parte gli scherzi, visto che l'argomento di questo video sono le lezioni, credo sia giusto mostrare delle lezioni gratis che metto a disposizione per far sì che tu capisca come io spiego e quindi se possa esserti utile per la preparazione del tuo esame. Qui stai vedendo il video in cui spiego la lettura della tavola Z della normale standardizzata. Lo trovi anche sul mio canale di YouTube nella playlist lezioni dei corsi di statistica.
statistica e non avrei mai detto che questo è il video più visto, quindi mi fa molto piacere. Detto questo, turno per te. Come sono le lezioni del tuo professore? Noiose o interessanti? Hai qualche aneddoto particolare per descrivere il docente di statistica della tua università? Come vorresti venissero svolte le lezioni per essere utili a tutti? Puoi lasciarmi le tue risposte nei commenti e se questo video ti è piaciuto, dagli alla campanella e iscriviti al mio canale. Noi ci vediamo al prossimo video nel quale ti parlerò del materiale didattico. Ciao ciao!